Salve a tutti dalle passa del capitano, che ritorna a commentare una partita del Colonna. E vicino a me c'è sempre Paolo Terenzi. Ciao a tutti. Quest'oggi giocano Borussia contro Colonna. E il Colonna, dopo tantissimo tempo, ma veramente tantissimo tempo, torna a vincere 5-0 sul campo del Borussia. Ecco le entrate. Le squadre entrano in campo, la giornata è freddissima, siamo intorno ai 0 gradi. È gennaio e il freddo è appena arrivato. Il campo di terra era ghiacciato. Ecco, vediamo le squadre che stanno facendo la presentazione con l'arbitro. Inizia la partita. Batte il Colonna. Il Colonna è alla sinistra dei nostri teleschermi, attaccherà verso destra. E si gioca. E sta cercando di impostare l'azione il Colonna facendo molti passaggi. Prova avanzare qui Fagiulli verso Rossi, poi Lulli sulla fascia, cerca di andare via, palla fuori, rimessa. Si riprende con un'azione del una mischia, poi ancora palla lunga, non va. Riprende palla il Borussia, lancio lungo, intercetta Giada, avanza, poi la dà lunga, palla buona, la blocca il portiere in uscita. Prima a fondo del Colonna. Ancora palla verso il centro, Borussia in difficoltà in questo primo tempo. Attenzione qui, Rossi, prova Lulli, palla alta di poco. Bel tentativo. C'è un safari che per te. Qui da lontano, ancora il Colonna, cerca di metterla in mezzo. Ancora un'altra azione che si poteva concretizzare meglio. Rinvio del portiere. Liscio, poi palla dietro. Lancio lungo di Bisetti, oggi capitano. La prende Spagnolo, avanza, la alza, il tiro. E non è dei migliori. Colpo di testa, poi Rossi ancora verso Spagnolo, non va. Allora Fanciulli avanza, lancia Rossi e la prende il portiere dopo un rimpallo. Come vedete la partita sembra a senso unico proprio. Il Colonna è sempre nella metà campo del Borussia, ma non riusciamo a trovare il gol. Ecco qui perde palla tu, poi la recupera ancora il Colonna. Ci prova qui da fuori il portiere, un po' in difficoltà. Stava per perdere palla. Certo, Tiziano si poteva portare a letto. Ancora il Colonna. Attenzione, c'è una mischia. Poi Rossi verso Giada. Paolo, hai fatto lunga una... verso Spagnolo. Vabbè, dettaglio. Colpo di testa, poi Borussia. E gioca molto in difficoltà il Borussia. Riparte qui ancora, palla lunga verso di me e salta la versione in velocità per la prendere il portiere. E niente da fare. Ancora noi in attacco. Qui purtroppo è un po' disturbata l'immagine, sia per il sole sia per la rete. Attenzione qui da fuori, ancora Fanciulli, avanza. Il tiro, gol, non fuori gioco. Viene annullato. Si prende con una rimessa del Borussia. Il leggero fuori gioco, Eri. Attenzione, si parte, il tiro alto. Prima azione del Borussia, che poteva essere pericolosa. Poi il rinvio di Tiziano, appoggio subito di Rossi indietro verso Fanciulli che allarga. Bella manovra qui Spagnolo, ancora per Giada, lancio lungo. Altro fuori gioco di Paolo. Rivediamo un attimo. Ecco, vediamo il lancio di Giada. Non si vede Paolo. Vediamo più avanti. Eccolo là Paolo. Secondo me il fuori gioco non c'era, perché c'è l'altro attaccante dall'altra parte, l'altro difensore, scusate. Secondo me il fuori gioco non c'era. Allora, cambio gioco di Lorenzo.
Ci sta Lulli, portiere, ma davvero un super salvataggio. Allora, rinvio del portiere. Qui c'è Rossi che controlla bene il pallone. No, era Lorenzo, scusate. Allora Lorenzo per Fanciulli, Giada. Giada per Simone Mario. Guardate la palla con rimbalza. Poi Lulli. Certo, rimbalzo qui. Ma niente da fare. Il vantaggio del Colonna. Dopo varie occasioni il Colonna ha finalizzato 1-0. Si è girato bene qui l'attaccante del Colonna. Ancora, ecco, vediamo qua, c'è attenzione, allora Giada con il Borussia, l'impiccio difensivo, attenzione qui a Lorenzo, a Fanciulli, scusate, Giada non si vede bene con il sole, vuole un po', e allora Lulli avanza, la rimette verso Fanciulli, cerca di smarcarsi il Colonna, non trova spazi che vengono sempre chiusi dalla marcatura zona del Borussia. Allora il lancio lungo qui da una munizione. Ancora primo tempo che sta quasi per finire. Fanciulli tiene il pallone, avanza, la lancia lunga. Ci sto io che prendo il pallone. Una finta in velocità. Qui forse c'è la spinta. Ma la piccola spinta, diciamo, c'è, però poi forse hai accentuato di molto la caduta, però l'arbitro comunque non dà rigore. Qui finisce il primo tempo, le immagini passano al secondo tempo. Il rinvio di Tiziano. Ancora il Colonna che manovra. Qui c'è Lulli che vola su questa fascia nel secondo tempo. La può mettere in mezzo. Ah no, è di passa, scusate. È di passa. Non si vede appena bene. Appena entrato di passa. Questo forse. Questo è Lulli, sì. Attenzione. L'appoggia qui. Il velo. Forse anche volontario. Poi Fanciulli la recupera e la dà dietro. Bidetti. La rimette avanti verso Fanciulli, attenzione, lo stop, però perfetto su questo campo. Ancora avanza, al limite dell'area, tiro gol! Bello il gol! Raddoppio del Colonna. Anche se c'è la complicità del portiere qui, eh. Non rovina comunque la sua buona prestazione di oggi. Ancora Fanciulli, il tiro! Questa volta parra, si riscatta il portiere del Borussia. Ecco, molto impegnato Tiziano. Punizione. C'è una punizione per il Borussia, una delle pochissime sortite in avanti del Borussia. È da buona posizione però. Il tiro, Tiziano blocca. Bravo. L'unica vera parata. Ancora spalla in avanti del Colonna con un filtrante intercettato. Attenzione, avanza. Scivola sul campo. Potevo anche tirare prima forse. Al limite dell'area di rigore, piccola. Qui Rossi con il collo del destro esterno ci ha provato, non va. Ancora le immagini vedono il Colonna che manovra a centrocampo. Simone verso Francesco. E allora qui la frente di Geoffroy appena entrato. Fanciulli ancora verso Geoffroy. La mette verso Lorenzo, credo, ancora Geoffroy, la mischia. Di passa, la tocca e la mette. Di passa, è di passa che ha segnato o Geoffroy? No, di passa. Di passa, è lui, c'è stata un po' di... Di passa no. Una mischia lì, il piedino di passa. Poi il calcio d'angolo di Fanciulli, il tiro. Geoffroy la tocca per ultimo. E ancora. E l'ha fatto in acrobazia. 4-0, contentissimo. Il poker del Colonna, non ci si crede. Grande festa per i colonnesi oggi. Non vincevamo da molto. Era veramente tanto. Gira palla il Colonna. Anche se il campo non è che aiuti molto i passaggi che vengono fermati dalle tante buche. Ancora
Lulli che fugge sulla fascia. Attenzione, la può crossare. Era uscita però. Buona l'azione, un po' meno il cross. Sempre Lulli che vola sulla fascia. Se ne salta uno. Avanza ancora. Ci sto io un pochino col berretto, ma ancora Lulli. Attenzione, bella skill. La mette in mezzo. Di testa di mazza. Posso dire che questa è una delle più belle azioni della partita, anche se non è stata finalizzata. Attenzione a Fanciulli, il cross, la mischia. Forse c'è la deviazione, eccolo. Ancora Geoffroy. 5-0 con la sua doppietta personale. Batte Borussia e finisce così. Finisce così, non è ancora finita, ma eccola qui. Eccola invece la il triplice fischio dell'arbitro, la partita finisce, si va negli spogliatoi, grande festa per i ragazzi del Colonna che ritornano alla vittoria dopo circa un anno forse dal campionato scorso. Arrivederci.